Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale Gun On, un canale dedicato al mondo della casa. E oggi vedremo come installare un cronotermostato smart. Gun On! Per chi se lo stesse chiedendo, ho scelto questo. Ma cosa vuol dire smart? Vuol dire che potremo pilotarlo tramite il nostro cellulare utilizzando un'applicazione dedicata e potremo anche controllarlo con gli assistenti vocali, quindi Amazon Alexa e Google Assistant. Prima di iniziare però, se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di lasciare un bel mi piace e di attivare anche la campanellina. Questo aiuterà me e il mio canale a crescere e porterò tanti contenuti simili a questo in più. Ma adesso basta parlare, vi mostro il contenuto del pacchetto del cronotermostato che ho scelto io e vediamo come installarlo. La scatola è piuttosto piccolina, ma mette in evidenza il fatto che questo cronotermostato è smart. Sul lato della confezione poi troviamo la configurazione di montaggio a parete. Iniziamo ad aprirlo. Nel pacchetto troveremo un cronotermostato, delle viti di fissaggio e un libretto di istruzioni in italiano. Ma poteva andare tutto per il verso giusto? Ovviamente no, perché il vecchio cronotermostato che utilizzavo andava a batterie, le classiche stilo, mentre quello nuovo che voglio installare funziona col 220, quindi investirò parte del mio tempo e tirerò i due cavi del 220 direttamente qui nella cassetta. E vabbè dai, mettiamo via tutto. Comunque sia, vi lascio il link di questo cronotermostato in descrizione nel caso voleste montarlo anche voi. Vabbè, ogni tanto capita qualche incidente sul percorso, ma nulla di problematico. Adesso andrò a tirare i due cavi, i due fili del 220, linea e neutro, e poi inizierò l'installazione. Ah, seguitemi fino alla fine, perché alla fine del video vi mostrerò una cosa che è una cosa pazzesca! Andiamo! Iniziamo togliendo tensione dalla caldaia e dalle valvole. Bene, la cassetta in questione è questa. Dovrò tirare due fili, farli passare dalla sopra a qui sotto e fortunatamente ho questa traccia, questa qui verde. E dopo aver smontato la cassetta dove terminava la traccia, ho visto che potevo creare una nuova linea passando da qui e terminando qui con una presa. Adesso cerchiamo qual è il terminale di questa traccia tirandola leggermente. Vediamo. Eccolo, visto quel cavo che si è spostato? È il suo terminale. Perfetto. E adesso andiamo a prendere due cavi, linea e neutro. Ricordatevi sempre, neutro e blu, mentre per la linea possono essere i colori nero, marrone, vabbè, non potete sbagliare. E con uno scotch da elettricista fascettateli insieme alla traccia. Ah, se voi non avete nessuna traccia, potete creare comunque una nuova linea utilizzando una sonda. Anche di questa vi lascio il link in descrizione. Ora mettiamo un pochino di sapone per agevolare il transito. Iniziamo a tirare. Guardate la magia. Voilà! Continuate a tirare, stando attenti a non dare troppi strattoni. E quando i due cavi linea e neutro compariranno dalla cassetta, il gioco è fatto. Eccoli qui! Ah, PS, io sto usando una matasta bianca in cui sono affogati il linea e neutro perché avevo già questa disponibile. Adesso facciamo passare il cavo qua sopra. Dan dan. Cucù. Eccomi! E finalmente abbiamo portato nella cassetta la linea. E questo lavoro è finito. Guardate dove l'ho fatto passare, in questa canalina. E ora non mi rimane altro che creare una presa. Apriamola, montiamola velocemente ed eccola qui. E ora lasciamola da parte. Togliamo parte della guaina bianca, spelliamo i due cavi e avremo finito. E ora la parte clou del video, come montare il cronotermostato. Prendete un cacciavite piatto e fate una leggera pressione su queste alette. Una e due. Così, in questo modo. E apritelo delicatamente. Fate attenzione a questi 5 pin, sono loro che danno il comando alla caldaia.
ma intanto questa parte mettiamola via perché ora non ci serve. A noi serve questa di parte. Vedete la dicitura NONC.COM.NL? Stanno a indicare contatto normalmente aperto, normalmente chiuso, comune, linea e neutro. Ecco qui lo schema di collegamento. È molto facile. Dovrete solo fare attenzione a non invertire i cavi della caldaia con quelli di linea, altrimenti friggerete il cronotermostato. Faremo passare i cavi qui sotto e li fisseremo con le vitine nelle apposite sedi. Iniziamo a cablare i due cavi della caldaia. Assicuratevi che non ci sia tensione e mi raccomando, non confondeteli con questi che sono di linea, ok? Prendete una spella cavi, iniziamo col primo, quello bianco. Io uso questo perché mi trovo molto più comodo a spellarli, altrimenti anche una forbice va benissimo. E lo collegheremo al contatto normalmente aperto, NO. Allentiamo la vitina, facciamo passare i due cavi e inseriamo il primo cavo. E chiudiamo la vitina. Controlliamo che sia ben saldo. Spelliamo ora il secondo cavo della caldaia, quello nero, e lo metteremo nella sede con la dicitura COM, il comune. Stringiamo la vite e ora cabliamo il 220 linea e neutro, quello che ho creato in precedenza. Prima quello blu, che è il neutro, e lo metteremo nella sede con la dicitura N. Ah ragazzi, se non sapete come collegare il cronotermostato o non sapete come cablate la vostra caldaia, affidatevi sempre a un elettricista, mi raccomando, onde evitare di farvi del male o distruggere qualcosa. Ora facciamo passare il cavo marrone, che è la linea, e fissiamola. Perfetto, la parte del cablaggio è finita. Ricordate, la schema indica normalmente aperta, COM, che è il comune, neutro e linea. E ora con le due vite in dotazione fissiamo la piastra sulla scatola del muro. Fatto! Ora schiacciamo un po' i cavi all'interno della scatola e prendiamo l'altra parte del cronotermostato. Fate attenzione a questi 5 pin, devono combaciare perfettamente con gli ingressi qui. Posizionatela verso l'alto e poco alla volta lo fate scendere e sentirete un click. Ok! Fatto! Colleghiamo la presa e vediamo se abbiamo fatto le cose bene. Ovviamente scherzo, date tensione a caldaia e valvole, mettete la presa e voilà! Funziona! Così il cronotermostato è già pronto per funzionare, ma volendo potreste anche scaricare l'applicazione per controllarlo da remoto. Non sto qui a farvi vedere come si fa, perché farò un altro video che spiegherò più nel dettaglio tutte le funzionalità e come configurare l'applicazione. Vi basta sapere che potete controllarlo da remoto, potete accenderlo, spegnerlo, potete programmarlo. Ecco, secondo me è più facile programmarlo da applicazione, mi sembra più user friendly. E finalmente siamo arrivati alla parte pazzesca. Alexa, accendi il riscaldamento a piano terra. Ok. Incredibile. Volete sapere come ho fatto? Beh, allora vi consiglio di iscrivervi al mio canale perché uno dei prossimi video sarà appunto come configurare l'applicazione e come collegare il cronotermostato ad Alexa. Altrimenti, appena sarà pronto il video, vi lascerò qua sopra e in descrizione il link del video. Con questo è tutto ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Ciao!